Eccoci, allora iniziamo con le misure della base e del meccanismo interno per la nostra card. Il cartoncino di base avrà dimensione di 28x10 cm. Il meccanismo interno invece sarà creato grazie a un cartoncino da 10x5 cm e infine la parte con le finestrelle interne sarà composta da un cartoncino da 20x6,5 cm. E cominciamo con il cartoncino di base dove andiamo a segnare due linee di piega. Quindi facciamo la prima a 13,8 cm. Poi prendiamo il cartoncino, lo giriamo dall'altra parte e facciamo la stessa piega sempre a 13,8 cm. Poi passiamo al cartoncino riguardante le finestrelle e su questo andiamo a fare una serie di pieghe tutte a 5 cm di distanza. Quindi ne facciamo una a 5, a 10 e a 15. Infine prendiamo l'ultimo pezzettino che sarà appunto il cuore del nostro meccanismo e qui andiamo a fare una serie di pieghe, ognuna a distanza di 2,5 cm. Quindi ne facciamo una a 2,5, a 5 e sempre a 2,5 dall'altro bordo. Ma non è finita qua perché giriamo questo cartoncino e facciamo un'altra piega sempre a 2,5, questa volta in verticale. Passiamo ora alle pieghe, quindi pieghiamo la nostra base lungo le pieghe che abbiamo fatto al centro. Poi pieghiamo la parte delle finestrelle a fisarmonica, quindi verso il basso e verso l'alto. Infine pieghiamo anche la parte centrale del meccanismo, però prima andiamo a fare due ulteriori pieghe e con un bulino e un righello andiamo a unire gli estremi di queste due pieghe che passeranno per il centro. Una volta fatto, possiamo piegare tutto il meccanismo partendo appunto da queste diagonali che abbiamo fatto al centro. Siamo pronti quindi a piegare il nostro meccanismo, lo facciamo andando a spingere verso il basso le pieghe laterali e invece spingendo verso l'alto quelle che abbiamo fatto nelle diagonali al centro. E questa forma a casetta, diciamo così, sarà appunto il nostro meccanismo. Ora andiamo a spuntarlo, quindi tagliamo la punta di circa 3 mm. E poi, visto che in seguito ci daranno un po' fastidio, andiamo anche a togliere leggermente questi angolini dei lati. Ed eccolo qua, questo sarà il nostro meccanismo. Andiamo adesso ad applicare il biadesivo in queste parti qui, in modo che poi saremo pronti ad applicare tutto sulla card. Quindi ora prendiamo la nostra base e dobbiamo posizionare il nostro meccanismo al centro, quindi direi che un puntino a 5 cm ci aiuta assolutamente a posizionarlo. Quindi rimuoviamo il biadesivo e andiamo a posizionarlo appunto al centro, naturalmente in corrispondenza della prima linea di piega. Ora, prima di incollare la parte superiore, apriamo il nostro meccanismo e andiamo ad applicare del biadesivo in basso a sinistra, in corrispondenza del bordino, e poi in alto a destra.
Quindi prendiamo le nostre finestrelle e nel mio caso, per renderle un pochino più carine, vado ad arrotondare gli angoli con il corner chomper. Ed eccolo qui. Ora andiamo ad allineare in questo modo le nostre finestrelle con l'apertura verso il basso. Lo andiamo ad allineare in basso in modo che questa parte vada sopra a circa un centimetro dal bordo. Quindi non andiamo a metterlo troppo vicino, ma ci spostiamo leggermente un pochino più in basso, appunto circa di un centimetro e mezzo. Andiamo a chiudere quindi la prima delle due parti, mentre la seconda andrà verso il basso. Quindi togliamo la pellicola del biadesivo e lo facciamo coincidere con la parte bassa, quindi mettendo questa parte qui in basso del nostro meccanismo. Ed eccolo qui. Adesso non ci rimane che incollare l'ultima parte al resto della card, chiudendola appunto semplicemente sopra. Ed ecco qui il nostro meccanismo fantastico, è già pronto. Non ci resta che andare a decorarlo. Per questo ci serviranno diversi pezzi di cartoncino e di carta decorata. Per la parte esterna io ho scelto un cartoncino di questo bel verde acqua da 9,4 x 13 cm, mentre il rivestimento interno sarà di 8,8 x 12,4 cm. Poi per la parte interna invece abbiamo due pezzi di cartoncino da 11 x 13 cm e altri due pezzi di cartoncino decorato da 8,8 x 10,4 cm. E andiamo quindi ad applicare tutti questi rivestimenti sulla nostra card. Bene, per la decorazione della parte interna ho selezionato alcune decorazioni a tema e alcune cartoline della dimensione di 4,5 x 5,8 cm. In questo modo riusciremo a metterle esattamente nelle nostre finestrelle, quindi inseriremo questi e poi userò le decorazioni per completare la parte interna. Bene, quindi l'interno è fatto, adesso ci dedichiamo alla parte esterna che decoreremo a piacimento. Nel mio caso utilizzerò sia degli elementi decorativi a tema Halloween sia delle sagome di cartoncino, sempre con i colori abbinati. Ed eccolo, il nostro biglietto è pronto. All'esterno ho utilizzato anche in uvo per creare queste goccioline in 3D e qualche glitter su alcune delle decorazioni. Ma vediamo subito l'effetto. Eccolo qui, fantastico. Potete mettere anche una frase all'interno tipo boo, oppure potete anche fare degli effetti diversi. Insomma, ci si può veramente sbizzarrire con questa card, che è sempre molto divertente questa storia.
struttura può essere applicata veramente a tantissime tematiche e ricorrenze dell'anno. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi aspetto al prossimo video.